Mi chiamo Riccardo Castaldi e rappresento lo studio N03, uno studio di produzioni audiovisive, interazione, narrazione di contenuti per musei e mostre prevalentemente. Allestimenti che hanno bisogno di un aiutino dal punto di vista multimediale. A volte non esistono oggetti fisici da mettere in mostra, ci occupiamo di memoria, di concetti e quindi veniamo contattati per raccontare tramite un percorso multimediale che avvolga lo spettatore, che lo interessi a degli argomenti anche a volte ostici che trattiamo e si appassioni all'argomento. Utilizziamo la tecnologia in una maniera strana, non ne facciamo un vanto di per sé. La tecnologia che scegliamo è sempre in funzione dei contenuti da mettere in mostra e a volte è anche obsoleta, non rincorriamo l'ultimo grido tecnologico, ma cerchiamo di nascondere la tecnologia, di non mostrarla e renderla in qualche modo magica. A volte basta uscire dal formato televisivo per far vedere a una persona una TV, però che in realtà lui vede come un oggetto magico, come una sfera, come un triangolo, invece che essere un rettangolo televisivo. Siamo appunto uno studio di Milano, diciamo che abbiamo questa somma di competenze, questo prodotto in realtà di competenze che spazia dall'architettura al video, all'audio e passando attraverso la produzione di contenuti, soprattutto questo che in qualche maniera forse è la nostra eccellenza, la capacità di mettere insieme dei contenuti, mostrarli, renderli interessanti e al tempo stesso informare. N03 si contraddistingue proprio per questa progettualità condivisa. Ognuno di noi dice la sua a livello progettuale anche nell'ambito altrui. Questo complica un pochino le cose a volte, però rende sicuramente il nostro spirito, che è quello di compenetrazione di queste varie competenze. Non si vedrà mai nei nostri lavori un video su un monitor tout court. Siamo sempre usciti dall'immaginario che in qualche maniera aborrivamo della comunicazione del totem, del CD-ROM multimediale degli anni 90, che purtroppo è ancora molto in auge. E quando si parla di multimedialità a livello museale, questa cosa ci ritorna. Dov'è che lo mettete il totem? Ma quale totem? No, niente totem. La gente è abituata a lavorare ormai a utilizzare la tecnologia su telefonini e quant'altro in maniera assolutamente magica già di per sé. Noi dobbiamo fare molto, molto di più per cercare di attirare l'attenzione. E questo lo utilizziamo dei mezzi che a volte appunto non sono neanche così moderni. Cerchiamo di non inseguire l'ultimo ritrovato tecnologico perché diventa facilmente obsoleto. Quindi a volte utilizziamo sì anche un semplice monitor, ma in una maniera inconsueta, in modo tale che non si capisca che è un monitor, che è una TV. E spesso e volentieri è in stretta connessione con l'architettura, il design degli oggetti che contengono, ad esempio, questo monitor. Fra l'altro, non solo ci troviamo davanti a un tavolo a progettare, ma poi produciamo quello che pensiamo e lo allestiamo. Quindi, di fatto, ci tocca anche molto spesso sporcarci le mani ed è anche una parte del lavoro che considero interessante, che ci fa, diciamo, rimanere a un livello un po' artigianale. Un lavoro che abbiamo fatto ad Atene, è in realtà un lavoro che è importante per noi perché parla di una ricerca tecnologica su un nostro cavallo di battaglia, che è l'utilizzo di
torce, banalissime torce, per scavare dentro delle immagini, per rendere in qualche modo giocoso e divertente anche un semplice slideshow. Un lavoro per Pirelli, l'abbiamo chiamata l'anima di gomma, dove la gomma non è declinata nei pneumatici, ma esclusivamente nei prodotti altri di Pirelli, che in realtà hanno costruito l'azienda, che sono gli impermeabili, le suole di gomma e gli accessori per il mare, pinne, boccaglio, maschera, così. Il nostro vanto è quello di lavorare, molto spesso lavoriamo con budget risicati, avendo a che fare spesso con la cultura, e siamo bravi a spremere il massimo dalle nostre dalle armi che abbiamo a disposizione. Io ho preparato delle proiezioni che potessero servire più che a un'esibizione dei miei lavori, dei pochi dei quali vado fiero, dei molti di cui vado fiero, delle proiezioni che servissero a spiegare proprio tecnicamente la diversità fortissima che c'era quando io avevo l'età loro e da quella tecnica che loro usano oggi. Ci sono alcune proiezioni che mostrano com'era diverso fare allora dei progetti in cui tutto veniva manualmente eseguito e ti imponeva dei tempi di esecuzione ma anche di riflessione molto molto diversi. E credo che questo sia bene ricordarlo ai ragazzi più giovani, che sicuramente qualcuno di loro ci sarà forse, del pubblico, fargli capire come grazie a Dio si sia superata però quella che era stata una decina di anni fa questa specie di ubriacatura per la tecnica fine a se stessa, non usata più come mezzo, come strumento, ma come fine di tutto. E allora c'era questa assoluta uniformità dei progetti, perché si giocava solo sul formalismo di alcune parti, alcune cose che potevano essere fatte col computer e che prima non si sarebbero potute fare. Ma devo dire che in quegli anni, quando tu vedevi degli anni o le riviste di grafica, ti accorgevi che non c'era più nessuna idea forte, c'era tutto un pensiero debole che pervedeva tutto, e grazie a Dio questo è stato superato, perché l'abitudine ormai ai servizi di questi strumenti ha indotto a miglior ragione gli innamoramenti per il mezzo, direi, per cui oggi torno finalmente a vedere delle cose che hanno senso e che abbandonano il puro formalismo per una sostanza più forte. Ma devo dire veramente che allora c'era proprio una mancanza totale di un'idea forte sotto i progetti che vedevo. E questo sono forse dei privilegi o delle grandi disgrazie dell'età, forse, ma insomma io mi sento ancora di lavorare esattamente come lavoravo 40 anni fa, direi, quando ho incominciato, per cui penso che poi la tecnica serva e conti molto, ma conta soprattutto il pensiero, la voglia, la passione che ci può essere dietro le cose, cosa che in tutti i modi può essere espressa, evidentemente. Non da solo, nel senso che ho uno studio con dell'altra gente che lavora con me, ma non ho soci con cui discutere le cose, ma ho avuto compagni di viaggio che sono stati molto interessanti. Lavorare con queste persone è stato veramente molto molto creativo, molto arricchente, e mi ha fatto capire come la mia
le mie qualifiche professionali, che partono da una laurea ormai lontana di architettura, mi hanno permesso di passare da una grafica bidimensionale, che è quella classica dei grafici, da quella editoriale, a quella della, anche della pubblicità o comunque dei poster, dal disegno di varie cose, alla grafica tridimensionale, che è quella che in questo momento più mi appassiona. Per esempio, questo serve a far vedere qual era la fatica e l'attenzione che uno doveva prestare quando impaginava. Erano schizzi che pagina per pagina erano veramente come la riproduzione immaginata di quello che doveva essere poi il risultato finale. E questo imponeva dei tempi di meditazione, di riflessione e anche di correzione delle cose, che era estremamente affascinante, che un po' si è persa. Per esempio anche questo, che era un copertina di un catalogo per un fotocompositore, era una cosa che ha imposto la conoscenza dei caratteri, il ridisegno manuale dei caratteri di stampa, l'osservazione e la comprensione proprio dell'architettura del singolo carattere. Erano operazioni che hanno veramente abituato mentalmente, manualmente, a pensare a queste cose, ricostruirne la storia ed arrivare a delle conclusioni progettuali che speravo, che spero possano essere state anche di qualche qualità. Ho immaginato di poter fare delle copertine che dessero una caratteristica forte, non solo bidimensionale, come dicevo prima, alla rivista. Allora avevo pensato a queste complicatissime copertine che venivano disegnate a righe squadra tutti i mesi con grandi difficoltà. In questo caso la pagina seguente a quella della copertina era progettata evidentemente perché dei colori pensati perché potessero vedersi con la copertina chiusa e inducessero tutti quanti ad aprirla e vedere la pagina successiva, che era una pagina di pubblicità fatta apposta. Come vedete, sono tutte cose che prescindevano dall'esistenza che allora appariva, che non era ancora diffusa, del computer. E queste erano delle pagine complicate di abitare, del primo abitare, cioè prima del 1992, che venivano disegnate fino al minimo dettaglio, addirittura con il colore, con una specie di illusione realistica quasi. Un altro tema che mi è molto caro e su cui abbiamo esercitato molte volte progetti più o meno riusciti è quello della segnaletica urbana e dell'arredo urbano. Anche in questo caso queste cose, che sembrano molto banali, fatte per il Parco del Ticino, rompevano però una tradizione assolutamente ininterrotta dell'utilizzo di pittogrammi. Mi sono posto il problema del perché dovessi utilizzare dei pittogrammi e perché non si potesse tornare a un'illustrazione di tipo realistico e narrativo, che per gente che cammina nei boschi e nei parchi evidentemente venivano comprese più facilmente. Torino, Olimpiche. No, abbiamo avuto insieme a Ico Migliore e Mara Servetto l'incarico di rivestire la città, e al di là del risultato che è stato raggiunto e al di là delle qualità che noi, delle qualità o dei difetti che noi possiamo aver messo in questo progetto, devo dire che è stato uno degli elementi che ha contribuito a modificare l'idea della città di Torino nella mentalità e nell'idea che molti avevano. La città che molti pensavano grigia e triste, rivestita di questo rosso cinabro, è apparsa immediatamente come un elemento di grande allegria ed è stata accettata, secondo un'indagine poi fatta dal comune, dal 92% degli abitanti di Torino. Abbiamo fatto interventi che riguardavano la spazialità della città, e quello è stato per Torino un momento, con il sindaco Chiamparino, veramente un periodo, come dire, eroico, dove l'appoggio dell'amministrazione è stato estremamente importante, perché ci ha autorizzato e permesso di intervenire con degli elementi che sono state migliaia veramente di metri quadrati di coperture di edifici, di cantieri, ma anche delle cose più attive, cioè i primi, queste grandi Shanghai lungo i quali scorreva un giornale luminoso che dava in tempo reale la situazione delle gare e i premi di chi competeva sui campi da sci. Quello di destra erano queste pale che accompagnavano per lunghi tratti il percorso del Po e che si muovevano col vento, o si sarebbero dovute muovere col vento. C'è stato questo imbandieramento della città, un elemento molto semplice, il ricorso a una grafica estremamente schematica
che giocava solo su due elementi, il colore rosso cinabro, che è un colore molto vivo, un colore passionale, un colore che era quel colore che erano come degli incidenti di vivacità nei quadri dei Fiamminghi o nei quadri anche del Rinascimento italiano, perché un particolare tipo di rosso caldo, arancione, che per la stessa cosa per cui ha lavorato Castaldi, vale a dire la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo fatto l'illuminazione della Mole Antonelliana, cioè tre anelli quadrati di 14 metri per lato, i quali però non erano neon, erano fatti come una specie di ala d'aeroplano, no? Con dentro un'illuminazione a LED, e questo toglieva quello che sarebbe stato un difetto negli angoli di questo progetto, negli angoli di questi anelli, e nello stesso tempo dava quella, il tipo di illuminazione non così netta e forte, che d'altronde io amo in altre situazioni moltissimo, che è quella dei tubi al neon. Allestimenti che adesso vi sembreranno vecchissimi, ma che allora aprivano veramente un po' la conduzione dell'intelligenza verso una semplicità estrema, ma anche una immediata possibilità di sfruttare gli spazi e il modo di esprimere.